Ciao a tutti, siamo qui una volta ancora, grazie a Dio, tutto a posto, io sto bene e spero che anche tu stai molto 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 bene. Oggi parliamo sull'Africa e coronavirus, cosa sta succedendo in Africa, i numeri, quante persone stanno morendo, quante persone sono guariti, quanti infettati in Africa. Allora, oggi non perdiamo tanto tempo perché Africa è un continente molto grande. Ho deciso di prendere 7 paesi più famosi in Africa, io spero che più famoso. Lo so che magari tu conosci un paese e desidera sentire cosa sta succedendo lì, lasciami un commento sotto questo video. Allora, ho preso 7 paesi che io penso che è più famoso per farvi sentire come sta succedendo il coronavirus in Africa. Prima di cominciare, per favore, ti prego di andare sotto questo video a iscrivere, così puoi aiutarmi a crescere e mi dare forza per andare avanti. Sai che con te questo canale può crescere, perché senza di te non andiamo a nessuna parte. Per favore, vai sotto, ti prego, vai sotto questo video, iscrivere, lasciami un like se ti piace questo video e lasciami il tuo commento, cosa ne pensate. Per chi sta guardando la prima volta questo canale, mio nome è Nyako Blanks Nebeneza e questo canale è Voce dell'Africa, Voice of Africa, the only voice in the wilderness. Cominciamo! Come vi ho detto, non vogliamo perdere tanto tempo. Cominciamo da nord, poi scendiamo da sud di Africa. E quindi cominciamo da Egitto. Egitto ha popolazioni di circa 102, più o meno, 102 persone come popolazioni, di cui 3.891 sono infettati e 1.004 persone sono guariti. E c'è 287 persone sono morti lì. Speriamo che per finire così il mondo possiamo avere la pace per vivere la nostra vita. Adesso andiamo in Marocco. Marocco qui ha 36 milioni di persone, più o meno, di popolazione, di cui 3.692 persone sono infettate di coronavirus e 478 persone sono guariti. 155 persone sono morti e quindi ci sono abbastanza tanti. Allora in Tunisia abbiamo 11 milioni più o meno persone come più di 11 milioni di persone di popolazione, di cui 118 persone sono infetti di coronavirus e 190 persone sono guariti e 38 persone sono morti. Andiamo in Kenya. Prima di parlare dei numeri di Kenya, voglio salutare Meder e la sua famiglia, il suo marito Danilo e sua figlia, loro figlia Kate, la mia sorella. Io vengo da tutto il mondo, quindi vengo da Kenya, vengo da Italia, vengo da, perché sono uomo del mondo. Allora, Kenya ha 53 persone, più di 53 milioni di persone come popolazione, di cui 320 persone sono infette di coronavirus, molto 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 basso. Grazie ai dottori, presidenti di Kenya, state lavorando tanto. Di questi 320 casi di pandemia,
89 persone sono guariti e 14 persone sono morti. Allora, in Nigeria hanno più di 206 persone come popolazione, sono molto, molto, molto popolato, grandissimo, un paese grandissimo in tutta ovest di Africa. Di cui 981 persone sono infettati di pandemia coronavirus e 197 persone sono guariti. 31 persone sono morti. In Ghana, mamma Ghana, il mio paese lì, abbiamo di più di 31 milioni di persone come popolazione, di cui 1154 casi infettati di coronavirus, 99 persone sono guariti e 9 morti. Vuol dire i morti sono abbastanza basso. Speriamo che possiamo lavorare anche di più per combattere i morti e infettati, così Ghana possa essere un paese tranquillo di coronavirus. Grazie alla Presidente, infermiere, tutte le persone che stanno facendo qualcosa per salvare la nostra famiglia, i nostri amici, tutte le persone in Africa. Grazie, Dio vi benedica. Spero che possiamo fare anche di più. Andiamo all'ultimo paese, Sudafrica, il paese di Nelson Mandela. Hanno popolazioni di più di 59 persone, di cui 3.953 fino a oggi, può essere o può, allora, di qui 1.473 persone sono guariti, sono a casa, tutto tranquillo, e 75 morti. Allora, questi 7 paesi che io penso che sono abbastanza famosi in Africa, ma se hai qualche paese che vuoi sentire come sta succedendo il coronavirus lì, lascia un commento sotto questo video e ti faccio sapere. Alla prossima. Il consiglio per africani, per continente Africa, è che sappiamo che Africa non abbiamo la competenza, la tecnologia di combattere con il coronavirus come altri paesi che hanno. La nostra situazione di salute è abbastanza così, ma speriamo che possiamo fare ancora qualcosa. I presidenti, i capi di Africa, il continente Africa, devono usare questo coronavirus, secondo me, come un libro di lezioni per imparare come possono aiutare l'Africa a crescere. Non è che sempre dobbiamo guardare altri continenti, altri paesi per aiutarci quando c'è problema in Africa. Possiamo fare qualcosa. Ho sentito l'altra volta, non ho ancora confermato, che l'Africa vogliono creare un vaccino per coronavirus. Non so se è vero o no, ma sarebbe bellissimo, perché io credo, ho fiducia in Africa che possiamo trovare qualcosa, una soluzione per il mondo. Sì, Africa possiamo. Dobbiamo fare qualcosa, i dottori, i scienziati, andare insieme, dobbiamo fare qualcosa insieme come Africa. E sì, perché abbiamo tutte le cose per creare questo vaccino, non dobbiamo aspettare che tutti questi paesi che sono ancora a combattere il coronavirus come stiamo combattendo, trovano il vaccino e poi noi andiamo a comprare, non è vero, se no sempre diventiamo schiavi. No,
dobbiamo, siamo indipendenti, siamo continente dipendente, dobbiamo fare qualcosa per noi stessi. Ok? Questo i numeri, statistica che ho avuto fino a oggi, è ovvio che può crescere e può diminuire, è la preghiera che possa diminuire così Africa torna nella nostra vita normale, non solo l'Africa, anche per il mondo. Se tu vai sul ginocchio a pregare, non devi dimenticare a pregare per il mondo in questo momento, perché stiamo in un momento molto molto difficile. Guarda, i bambini sono a casa, non vanno a scuola, guarda, non possiamo lavorare, guarda, i capelli sono cresciuti, guarda la barba, non possiamo anche uscire a tagliare la barba, hai visto? E quindi è un momento molto molto difficile, però grazie a Dio abbiamo un po' di tempo per stare con la nostra famiglia, se sei una persona molto impegnata di lavoro, di scuola e di altre cose. Questo momento puoi usare a stare con la tua famiglia abbastanza bene. Ma dobbiamo pregare che Dio possa aiutarci a trovare qualcosa per combattere questa pandemia di coronavirus. Per favore, non ha niente di importanza da fare fuori, per favore, ti prego di stare a casa. Non devi dire, oh, sono stanco di stare a casa 2 mesi, 1 mese, 2 settimane, e quindi io non ce la faccio più. Sì, è difficile, però dobbiamo fare la nostra parte per salvare la nostra vita, anche la vita di altre persone. La tua vita prima, la vita della tua famiglia e del mondo, ok? E quindi stai a casa. Se per caso devi uscire per lavorare, per comprare da mangiare, da fare qualcosa molto importante, non devi mai dimenticare uscire con mascherina. Non devi mai dimenticare di uscire con una mascherina. Per questo lascio un link sotto questo video, descrizioni, vai lì, perché è molto difficile trovare mascherine a comprare in farmacia, nei negozi. E quindi ho lascio il link sotto questo video. Vai a comprare per la tua famiglia, per te stesso, così puoi uscire se hai bisogno di uscire con la mascherina. Finiamo qui questo video, ci vediamo ancora settimana prossima con un altro video. Fammi sapere la tua cosa ne pensare, sta pensando su questi numeri, sono tanti, o Africa, cosa possiamo fare a combattere questo coronavirus. Ma c'è una domanda per questa settimana. Tante persone dicono che questa pandemia di coronavirus è stata creata per guadagnare qualcosa economico. Non so, cosa ne pensate? Alcuni dicono, oh no, è stata creata per farci stare a casa così possono fare 5G. Non so, cosa ne pensate? Alcuni dicono, no, vogliono avere una nuova ordine mondiale. Per questo c'è tanti discorsi fuori lì. Fammi sapere cosa ne pensate di coronavirus. Allora, per favore, vai sotto questo video ancora una volta a iscrivere per aiutarmi a crescere, così mi dà la forza per andare avanti a fare un po' di più questo video. Può anche aiutarmi, se vuoi aiutarmi a crescere questo video, qualsiasi modo, economicamente, tecnicamente, ho bisogno di aiuto, se vuoi aiutarmi a crescere, ti prego, puoi contattarmi via email, lascia il mio email sotto questo video, puoi contattarmi così, mettiamo d'accordo e tu possa aiutarmi a crescere. Dio vi benedica, vi auguro una buona salute, spero che questo coronavirus possa passare velocemente, così possiamo ritornare alla nostra vita normale. Dico questo, ci vediamo settimana prossima. Mio nome è Jacob Langston Ebenezer e stai guardando Voce dell'Africa, Voice of Africa, The Voice in the Wilderness. Ciao.